chiedo di considerare con attenzione le strutture, quelle che sono dentro nell'area di progetto, il verde. Tenete presente che quest'area è recintata, ma è già nei programmi dell'amministrazione l'abbattimento del muro. Tutta l'area che stiamo visitando fa parte di quello che verrà ceduto al comune di Cuneo. Del comune, ma in due fasi. Mettendo una rete di separazione più o meno qui, si delimita l'area che arriverà al comune in un momento successivo, quindi da qui all'entrata, a quella che invece diventa subito patrimonio. I manufatti che stanno su questo lato in realtà saranno confinanti, cioè quindi il muro nuovo sarà solo da realizzare in questo tratto che manca. Lì avremo o un muro esistente o la parete stessa del fabbricato che diventa confine. Quindi che il fabbricato, che adesso poi vedremo, non potrà avere degli accessi dalla parte né aperture sulla parte sinistra, perché confinate con zona militare. Tenete presente. Ma soltanto. Certo. No, quindi la domanda che lei ci faceva, appunto, se i militari potevano poi passare di qui, no, perché sono poi due spazi. Non direttamente. Possono accedere, ecco, come cittadini normali attraverso quello che accedono. Che potrebbe e dovrebbe essere rifunzionalizzato con una destinazione polifunzionale, quindi punto di vista convegnistico, teatrale. Gli immobili potranno essere ristrutturati, un po' più difficile la demolizione e la ricostruzione, quindi quello che noi abbiamo immaginato è di rifare come volumi l'esistente, ovviamente lavorando. Riteniamo che il luogo si presti molto non solo nella relazione con l'esterno, ma anche al suo interno. Sì, una precisazione: come vedete, il timpano che è sopra quella costruzione ha le doppie vedute, una su questo lato qua che verrà ceduto al comune, e l'altro sull'area dei militari. Quelle vedute devono essere comunque oscurate, perché non può esserci una commistione tra noi e loro. Alle mie spalle c'è Corso Francia, quindi il corso che poi porta l'accessibilità sia a Cuneo che verso Borgo, quindi è una posizione strategica e può essere una delle entrate per questo spazio, quindi ha una posizione assolutamente importante. Alla mia destra abbiamo il confine con l'area militare, quindi quel fabbricato lì non è a disposizione. Due temi importanti: il tema del viale alberato, che è anche già presente in questa parte di Anello; altro tema importante, quello del muro di confine, per questo muro che faceva da confine rispetto alla caserma e rispetto alla vecchia piazza d'armi. Gli elementi importanti che vanno poi a declinare il tema
dell'abbattimento parziale del muro per la fruizione poi dell'area verde e dei servizi che ci sono già nelle immediate vicinanze. Riavvicinare al centro una parte di città, una parte di città che ha delle caratteristiche molto interessanti, molto peculiari, perché comunque nei quattro quartieri Gramsci, Donatello, Nuovo e San Paolo è interessante vedere come ci siano delle fasce sociali definite, cioè le famiglie giovani vanno a vivere in quelle aree lì. Qualcuno non è una città con delle aree verdi al suo interno, ma è un parco con una città al suo interno. E quella è un'area reattiva agli stimoli di socialità. Una città che per certi aspetti possa essere immaginata come policentrica, che abbia i suoi due centri di gravità, uno è il centro storico e l'altra, non so come definirla, se nell'area della città delle famiglie, città delle persone, città dei bambini, città degli alberi, che può avere caratteristiche completamente diverse ma sinergiche. E in questo senso può diventare una struttura di produzione di cultura e di lavoro collegato alla cultura. Io penso a una cosa, in città a noi manca un contenitore con una capienza tra 1000 e 1500 persone, dove immaginare di fare concerti o fare conferenze o fare momenti di incontro. A noi interessa che voi teniate alta l'asticella sapendo che il lavoro che voi andrete a fare sarà un lavoro che noi vogliamo concretizzare. Noi abbiamo deciso di provare a sfidare la nostra proverbiale riservatezza, provando ad aprire le porte, accettando di avere idee che in qualche modo ci mettano in difficoltà. Insomma, non abbiate paura di guardare altri, anzi noi ci aspettiamo questo.